Benvenuti a tutti su Audiolibri Original. Buon ascolto. Giuseppe Bevilacqua, soprannominato Joe, nasce a Tomoha, in New Jersey, il 20 dicembre 1935 in una famiglia italo-americana. Nel 1954 viene arruolato nell'esercito e trasferito in Germania. Alcuni anni più tardi vince un concorso per diventare istruttore chimico CBR, mestiere che svolge fino al 64, quando entra nel 5° distaccamento di Criminal Investigation della Polizia Militare a Livorno, in Italia. Nel periodo degli omicidi di Zodiac, Bevilacqua lavora sotto copertura per l'Army CID. Questa informazione proviene dallo stesso Bevilacqua e da altri soggetti che non vengono nominati in accordo agli obblighi giornalistici sulla protezione delle fonti. Nel 1968 viene assegnato in Vietnam. La carta d'identità militare di Bevilacqua dice che era alto 1,73 m, come Zodiac, secondo 4 testimoni oculari, nel periodo degli anni 90. Inoltre pesava circa 200 libbre, cioè 90 kg, esattamente come il serial killer. Corporatura massiccia, stomaco prominente, sono due caratteristiche che lo accompagneranno fino alla tarda età. Ha capelli folti, scuri, a spazzola, che si tingeranno di bianco a partire dagli anni 80. Nel 1974 Bevilacqua si congeda dall'esercito con il grado di primo sergente e si stabilisce a Firenze, nel cimitero monumentale americano, dove lavora per l'American Battle Monuments Commission. Mentre risiede a Firenze, il serial killer di coppie soprannominato Mostro uccide 14 ragazzi nelle zone di campagna limitrofe alla città toscana. La maggior parte dei delitti avviene a meno di mezz'ora dall'auto dal cimitero americano. Sull'ultimo duplice omicidio del Mostro, risalente al 1985, Bevilacqua viene chiamato a testimoniare al processo Pacciani nel 1994. Il delitto è avvenuto a 300 metri in linea d'aria da casa sua. Dice di aver visto l'imputato e le vittime qualche giorno prima della loro morte. Incorre in un grave errore, sostenendo di avere saputo degli omicidi il giorno successivo al delitto, quando non era ancora stata divulgata la notizia stessa. Nel 1988 Bevilacqua viene trasferito a Nettuno, vicino a Roma. In pensione dal 2010, sposato e con 3 figlie adulte, attualmente vive in un sobborgo di Firenze. Nel 2017, dopo alcuni incontri per la stesura della sua biografia, ha ammesso ad un giornalista la sua responsabilità negli omicidi di Zodiac e del Mostro, almeno così appare. Nel 2018, dopo una denuncia alle forze dell'ordine da parte dello stesso giornalista, il suo coinvolgimento viene messo agli atti, a cui naturalmente avrebbero fatto seguito tutti gli altri. Il primo documento ufficiale pubblico che attesta la carriera militare di Joe Bevilacqua è una lista di audizioni per l'arruolamento dei Marine nel 1953, dove è presente il suo nome. Non bisogna lasciarsi fuorviare dall'assenza di riferimenti alla California nella lista delle assegnazioni pubbliche di Bevilacqua. Infatti, per sua stessa ammissione, dal 1966, a causa della sua attività sotto copertura, non vengono riportate le sue reali assegnazioni nei distaccamenti della divisione di Criminal Investigation. Nel 1971, United States Army Criminal Investigation Command, che lascerà solo al congedo nel giugno del 1974. Al di là della sua incompletezza, la lista delle assegnazioni non contiene alibi. La presenza di 2 assegnazioni presso unità dislocate in Vietnam nel 1968 e in Germania nel 1970 non fa escludere trasferimenti per lavoro o licenze a San Francisco nelle date in cui lo stesso Zodiac commise omicidio. Il 20 dicembre 1968 inviò alcune lettere a partire da una cartolina del 28 aprile 1970. Da un esame dei prospetti della Panam
Non risultano particolari difficoltà nel raggiungere la città californiana dalle aree dove bevi l'acqua risultava assegnato, cioè da Saigon e Francoforte in quelle date. Nel 1971 Zodiac smise di scrivere per 3 anni, che corrispondono all'incirca al periodo di assegnazione di bevilacqua a Camp Darby, in Italia, 1971-1974. L'ultima lettera, attribuita dalla polizia al serial killer, fu inviata il 29 gennaio 1974, 5 mesi prima del congedo di bevilacqua dall'esercito. I documenti ufficiali dell'NBMC, l'agenzia del Congresso statunitense che gestisce i cimiteri di guerra monumentali, attestano che bevilacqua iniziò a lavorare e a risiedere presso il cimitero americano di Firenze a partire dal 1 luglio 1974 fino alla fine dell'88, prima di essere trasferito a Nettuno. Secondo i rapporti annuali dell'NBMC, sia nel 1974, nei giorni in cui avvenne il delitto di Borgo San Lorenzo, sia nel 1981, quando il mostro diede inizio all'ondata di omicidi degli anni 80, a parte bevilacqua, non vi erano funzionari americani residenti nel cimitero. Se ti è piaciuto quanto hai appena ascoltato, ti invitiamo a mettere un like e ad iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato su queste e tante altre storie, proprio qui, su Audiolibri Original.